Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Nuovo Prova, qui a giocare con Alessio, con i Mamelucchi. Stiamo diventando sempre più grandi, ci stiamo allargando. Ragazzi, Bohemian Balkans, così a caso, chi è questo? Brunswick. Certo che ne succedono cose strane. La Danimarca arriva da in Russia, e pure in Groenlandia, e mi sa che pure tutto il Canada è da Danimarca. La Francia ha preso tutta la costa del Congo. Va bene, va bene. E la Francia ovviamente è il nostro nemico principale perché ci servirà di prendere la Sicilia e la Sardegna. Allora, stiamo per prepararci una guerra contro le Maldive mentre ci stiamo allisciando Pagayarung. Pagayarung era il nostro vecchio nemico in una guerra, ma Pagayarung lo possiamo vassallizzare. Se gli facciamo export grain, vabbè sì, in realtà lo devo prima alleare. Io direi che invece alleo. Poi faccio il kit completo di cazzate, siccome ho pure sponsor retage, no, questo non è musulmano, però insomma, siccome ho pure export a grano, dovrei riuscire a portarlo a più 190. Tanto sto finendo i core qui in Australia, l'ho appena finita di conquistare. Si vola, guarda, il mese prossimo, al massimo tra 2 mesi finisce sta colonia, quindi prendo Leyte, che è quella più avanzata, e mandiamo questo a Bicol. Così c'ho sempre, vabbè, in realtà pure 5 colonie, dai. Quindi facciamo questo, tolgo pure questo, lo mandiamo su st'isoletta qua, Tai Tai. Quindi faccio questo e poi mi mancano queste 3 province, che se prendo queste 2 esterne, questa al centro sta chiusa. Intanto mi sposo con Pagayarung, che ricordate che il matrimonio dà 25% di improve relation, quindi è fortissimo. Poi facciamo Proclaim Guarantee, ma kit de cazzate c'è tutto, eh. Mi pare che c'erano più 20 di improve relation, quindi ce la facciamo sicuramente. Se non sbaglio c'ho ancora il bonus de Promoted Culture, però non è worth, io direi di fare Iga Chief, uno dei manpower in tutta la provincia, vai. Ma aumenta il costo dei governi incapaciti, però 10% dei local governing cost non è worth, perché di solito va a finire che paghi di più. Però almeno questi punti militari li uso per qualcosa di intelligente. Ok, tiè. Mi si sviluppa il paese in punti militari, quindi magari ha più manpower, più queste cose qua. Ma vado a controllare che mi sono combinato. Socotra, che pure qua si può fare. Praticamente tutta la rabbia può essere cacifissata. Ma pure l'Iraq, se non sbaglio, è full state, no? Sì. Qui sicuramente ci andrebbe trade, ma non l'ho messo. Eh sì, c'era trade. Pure qua c'era da mettere trade. Qui devo prima convertire, questi stanno tra i company. Tiè. Ok, senti che ho fatto, ho perso, ho guadagnato, mo vediamo il mese prossimo. No, sono rimasto uguale. Hai visto? Sono rimasto uguale. 39, è cambiato, quindi qualcosa è successo. Ok, aspetta, è finito il malus dell'essere tolto dalla tre company, quindi visto che ho convertito queste province, mo le posso rimettere in tre company. Da musulmane Corfu, ok. Quindi mo ogni volta che converto devo ricontrollare se posso rimettere dentro i company. Vai, vai, senti quanto stanno impicciati sti missionari. Vabbè, un po' di roba c'hanno da fare, eh. Un po' di roba c'hanno da fare. Mo mi tengo i soldi per fare il prossimo livello della moschea a Bacebuinghi. Così prendo mezzo dei missionary strength. Questo è l'esercito di Aceh. Quindi il mio esercito pronto per andare alle Maldive, dove sta? Ancora non è arrivato, ma quei 10 li porto insieme a questi altri 10, così continuo a diciamo, riunire tutti gli eserciti dei vassalli, eventualmente arrivando ad avere, insomma, roba sufficiente. Senti, ma questi stanno a fare quello che gli pare a loro. Transfer, tiè. Questo lo mandiamo in India, ma poi tanto ho dei tappi in altre parti. Oddio, mi sarebbe meglio che lo mandavo in Gujarat. Vabbè, ormai ho mandato un Malacca. Era meglio che ho mandato un Gujarat. Ho perso quello che stava qui in Samarcanda. E vabbè, qua ho fatto gli impicci con i tre company, ragazzi. Quindi, insomma, un pochetto devo sistemare. Poi qui
Pagaia lunghe, che si può fare? Intanto si può fare offer melee dagli access, che più 10 amicizia completamente inutile, non so perché l'accettano sempre. Tutti i trick proprio, ragazzi, tutti i trick. Chi è? Che dà? Chi è che dà? Che dà non è... Ah no, che dà è un mio vassallo. Raga, questo me lo so completamente scordato, che dà. Raga, questo è un vassallo veramente inutile, questo lo devo annettere right now. E quindi posso pure valutare se prende quest'altri come vassalli, anche questa in questa penisola. Sto vassallo me lo so proprio completamente scordato, raga. Cioè, era come se non ce l'avevo. Anche se l'ho controllato nelle precedenti puntate. Vabbè. A Samar ho trovato le spezie. I Ming hanno perso il controllo del sud. Vabbè, insomma, i Ming stanno a scoppiare. Le Maldive le pistiamo. Nessuno se le caga. Tiè. Mi mancano 18 giorni di volo diplomatico. C'era da fare un'ultima state house su una miniera d'oro. Oddio, pure Zamboaga cristallo. E poi la miniera d'oro, dove sta? Ok, quindi diciamo più basso di così posso andare. Tu puoi salire qua. E i navi sono rotte? No, non sono rotte. Ok, scendi qui. Se controlli le coste dell'India puoi mandare commercio in 12 te, così in Europa non arriva un dick e te pigli tutto te nel canale di Suez. Si vola. Ok, poi appena si può prendo sti 10, Che mo' i soldi mi tengo. In realtà dovrei pure aggiornare tutti i forti, mo' che ce penso. Allora, la battaglia delle Maldive è finita. Uno va qua. E uno va per qua. Gente che si ribella, indipendenza per la Georgia. Sì, però è dei Gazikumuk. Io ho indipendenza per i Mereti. Forse c'è sta il missionario sopra. No, non c'è il missionario sopra, vabbè. Ok, credo che il porto stia qui. Sì, le navi stanno attraccate qua, quindi sto a bloccare il porto. Ok, tiè. A proposito, Beacle, Trade Company. Tai Tai, Trade Company. Tutto Trade Power. Oh, ma quanto manca qui? Questo è fatto, questo è fatto, questo manca poco. Ok. Quasi arrivata l'Australia, L'altro ci sta a pensare? Ok, sì, eccolo. Scommetto che ho mandato all'altra provincia. Ah no, no, no. Ho vinto l'assedio delle Maldive. Aspetta, gli frego le navi, Zero navi, perfetto, come ci piace a noi. Maldive. Ecco qui. Una provincia fondamentale, però già è sunnita, quindi non è male. Mo pure voi considerate andare in Madagascar come conquista. Costantinopoli convertito, regà. Costantinopoli convertito vuol dire che mi è arrivato mezzo di dollaro di True Fate, degli eretici, pietà e equilibrio degli ulema. Mo posso già cominciarmi a sparare i cosi, il Sultan Ahmet. Sultan Ahmet perché così si dice in turco, ragazzi. Sono stato in viaggio di nozze in Turchia, quindi si chiama Sultan Ahmet, questa è una lingua loro. E qui è buono, uno dei dollari è True Fate, quindi anche questo si può fare. Quindi io direi di fare questo, ma sparo tutta la manpower perché ho troppa manpower. Sicuramente sto vicino al limite, quindi già mi sono preso 0,25, in tutto ho preso 0,75 tolleranza di True Fate. Non dico che ho fermato il malus del sultano che è Yannick Sinner, però insomma ci siamo quasi. Allora, andiamo qui. Yannick Sinner, meno 2 di tolleranza di True Fate. Purtroppo è così, è così. Afghanistan, finita la tregua. Se me serve, mo ci pensiamo. Se stanno a pista col Mogulistan, che è Chagatai, che diventa un altro nome. Non so in base a cosa. Forse c'è qualche evento nuovo per la gente che sta là. Senti, mo, oltre a Pagaia Lunga, che è quasi arrivato al punto giusto, con questi punti amministrativi non ci faccio niente, quindi io faccio exporter grano. Mi dà pure 2 di mercantilismo, quindi si vola. No! 80 Ducati e diventa pure meglio la colonia se gli dai i soldi. Poi gli faccio exporter grain pure a quest'altro.
Mi pare che so 25 d'amicizia se esporti il grano. Ma senti, ma mercantilismo? Oh, 84%, sì. 84%. Oh, ci siamo quasi, eh. Ecco Bagayarung. Poi questo appena gli ha 190. Gli potrei fare pure un grittage, ma che ci vuole? No, i punti diplomatici no. Quindi insomma, i mamelucchi poi mi fa come cazzo gli pare. Cioè, spammano punti diplomatici, spammano punti amministrativi. Te danno tutte le cazzate tipo di grande potenza, regalone. Insomma, se non te vassalizzano loro, non te vassalizza nessuno, eh. Il mese prossimo dovrebbe formarsi l'Australia. Eccola. Allora, io voglio ovviamente una private enterprise. Perché tanto il resto non cambia niente. Quindi questo qua sarà Al-Austral. Mi sembra ovvio, mi sembra ovvio. Al-Austral è il nome perfetto. E export grain, questo lo dobbiamo fare right now. E con questo vediamo dove sta l'obiettivo. Vediamo dove sta l'obiettivo che dobbiamo fare. Ancora non abbiamo finito, ovviamente. Ok, qua mi manca 100% professionalismo, ma ci stiamo per arrivare. Ando sta, esporta grano dappertutto. Eccolo, ci manca Nord e Sud America. Chissà perché, come conteggio dei continenti, loro hanno messo che Nord e Sud America sono due continenti diversi. Questi sono opinioni. Ok, quindi intanto si sta volando le conversioni. Senti, gli altri dove stanno? Gallipoli, Siroz. Come si chiama? Ah, Creta si chiama Creta, eh? Ok, anche in egiziano. E però non ce vai a Creta? Scusa, ma vai a Creta e questo sicuramente dopo posso aggiungere in Trade Company. Ok, quindi Pagayarung 178. Vediamo se gli devo. Mandiamogli un regalo, tanto so ricco. Ok, così se sbrighiamo. Morto il trader, questa è una tragedia. Ma guarda quanta gente c'ho per tutte le meraviglie. Beh, comunque penso che sia trade deficiency quello che rimetto. Posso rifare pure un'altra idea. Un mercante in più, regà. Allora, io qui avevo visto, là ce l'ho messo. Qua Gujarat ce lo devo mettere perché sicuramente mi stanno ancora a trade. Infatti, c'è sta 4 che stanno via. Che Zanzibar non è mio, eh? Zanzibar sarebbe da prendere a posto in Madagascar per mettere tappo, ok? Perché l'India a controllo io, quindi niente va a capo di Buona Speranza. Se metto il tappo su Madagascar, in Europa non arriva più niente. Cioè, al massimo arriva Genova e Venezia, però sicuramente non passa niente per Valencia, non passa niente manco per Canale della Manica, al massimo dall'America. E dall'America gli arriva tutto, però insomma, se gli freghi tutta sta roba, no? 82 gradi. Perfetto, perfetto. Pagayarung 181. Qua gli posso mandare un regalo pure a questi qua. A che dà? Ti è 50 euro a che dà? Sì, mettilo in quarantena, tanto è gratis. Va benissimo, se proprio insisti. Senti, qui che c'è sta? Pang. Ma fammi vedere. Qua tutti e tre i pio. Tranne Malacca, probabilmente perché l'ho pistato. Eh sì, ma Malacca gli faccio full annex attacco. Quindi, insomma, andando un pochetto avanti su sta strada, te continua a annette la gente. Tra poco Malacca ma la bevo. Quindi, intanto 190 per pagare Yarung, diventa vassallo. Allora, mettiamo in ordine Al-Austral. Ovviamente quando posso gli alzo pure le tasse, pagare gli Arung. Qua i cristiani mi odiano perché io ho convertito la religione. Vabbè, senti, mi fermo così intanto migliora la situazione. Senti, allora, pagare gli Arung non c'è bisogno che ce lascio il cristiano. Allora, qui c'ho tutto, tranne Indra pura, Jambi e Delhi. Ok, in realtà poi c'ho tutto. Pure quest'isoletta qua è Barus, che so sempre io. Credo che questo non si faccia vassallizzare a Delhi perché il mio subject c'ha Korsui. Ok, sì, quindi io questo lo posso ammazzare. Arriva pure Kelentan. Ok, io qua devo prendere questi tre come vassalli. Kelentan è quello che mi ama di più. E
ed è un tributario di Malacca, quindi sicuramente preferirà essere un vassallo mameluco. A Kedah mo tra poco lo annetto, Kedah manca 170, insomma 190 lo annetto e togliamo uno stato veramente piccolo e non mi serviva a nulla. Qui intanto è arrivato questo ragazzo, è praticamente un nuovo esercito. Le altre navi dove stanno? Ok, senti, qui Betsy Banca, de chi è alleato? De Ante Moro, ok. Non è necessario fare la nostra campagna, ma sicuramente c'è da una mano commerciale potente. Dove pista a Jam? Che cos'è che mi impedisce di pista a Jam? Ah, in realtà posso. Mo viene pure Nogai però. Senti, ma Nogai è tutta roba dei Nogai? No, c'ha pure dei claim del nostro ragazzo, quindi che so, permanent claim. Sì, quindi ste due gliele frego a Nogai. Così faccio proprio tutti i corde Corasan. Va bene, allora guarda, mo direi che è arrivato il momento di pistarmi con questo. Indipendenza per Georgia. Io ho solo questa per i meriti. No, vabbè, questa succederà mai. Prima però devo cominciare a mettere che dà. Quindi togli questo. Intanto mi preparo con la spia per attaccare a Betsy Miminka. Potrei anche pensare ad attaccare a Lugo e quest'altro, è buone, però insomma, dai, piano piano, troppi fronti. Dovrei pure attaccare la Tunisia, indipendenza garantita da Portugal. Oddio, indipendenza garantita da Portugal, e quanto sei potente? Non sei potente, quindi o Portugal mi potrebbe dall'Australia, se ho visto. Questa devo valutare, eh. Scusa, c'è pure Genova? Sì, allora Genova mi dà sicuramente sta roba. E dà pure il resto di sta roba a Gazzicumuc. Non gli serve, però non mi serve manco a me, quindi gli avevo pure da. Manda pure questo. Ok. La flotta d'attacco dove sta? Non c'era. Allora, questo diventa... guarda, non c'è bisogno di farlo diventare template 24. Ok, quindi qua posso fare 6 mamelucchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sto più a fare mamelucchi. Posso buttare un cavallo. E mi servono 4 cannon. 1, 2, 3. Tiè. Quindi abbiamo tutto. Mo 190 che dai, siamo pronti, eh? E se può pista quel ragazzo? Gallipoli si è convertita. Ok, niente ancora. Forse qui devo pure continuare a tirare fuori la gente della Trade Company. Tier 9. Ma senti, ma se può fare... Ah no, se lo faccio da qua tolgo pure le province musulmane della Trade Company, purtroppo. Allora, sicuramente qua mi è sceso un mercante, però insomma vediamo se è vero prima di tutto e vediamo se si può fare qualcosa da qualche altra parte. Punjab no, qui no, qui no. Anatolia, non c'è bisogno che mi pompa l'inflazione. 41, che cos'è questa? Oddio, qui ci siamo quasi. Mazza, le Filippine non ci siamo. Egiptian Indonesia. Pure qua piano piano ci arrivo. Guarda, qui in realtà devo fare qualche investimento però. Palu direi di fare 10 di sviluppo con i punti inutili. Eccoli qui. Qui non ho preso nessun mercato con le colonie. Vabbè, giustamente. Te pare. Ok, qui potenzio. La roba dei Basai sta in Trade Company, sì. Ok, sì. Perfetto. Già toccherebbe capire se basta, però qui faccio così e facciamo. Ste 5 sono proprio tutte mie. Local Trade Power. So che mi servirebbero i soldi, però faccio qui qua Local Trade Power. Vediamo se ho raggiunto numeri sexy. 34, 41, e no, qua si devono aggiornare. 43, 37, oddio. 53, 58. 55. 51, ok, questa la stiamo a rischiare.
Qui sa, sta rischia cosa sarebbe da fare, pure qua un bustino. Qua c'ho isole di Natale, tutta sta roba qua dovrebbe bastare, eh. 51 erotti, ok, quindi mo abbiamo due mercanti in più. O forse ne ho perso uno in Anatolia, ok, sì, ne ho perso uno in Anatolia. Però me ne è arrivato uno in più del solito. Quindi questo arriva a Samarcanda, perché vedi, mi stanno a portare tutto il mercato che riesce a scappare dall'India, mi arriva a Samarcanda e se ne va via. Invece qui lo riporto indietro. Vabbè, certo, c'è da dire che è no da Astrakhan, ma va in Russia. Se controllavo pure Astrakhan, lo potevo pure lasciare vuoto questo. Però non voglio andare da Astrakhan. Ok, mo i soldi servono per la conversione. A Tai Tai saranno sicuramente contenti di essere egiziani. Ok, development cost, abbassamento dell'inflazione. Dai, ci siamo quasi, eh. Fammi fare altri due potenziamenti per le isole di Natale qua. Ok. Ah, qua non l'ho fatto. Tiè. 188. Dai. Ecco qui, Annex. Tiè, togli questo. 191, non c'è bisogno che continuiamo. Tanto Kelentan 90 d'amicizia, Pedang, questo non muori. E qui piano piano mi finisco tutti, dai, senza problemi. Posso convertire con la religione. Andò a Malacca, vai, vai, converti tutto all'Islam. Oh, Creta ancora non l'ho convertita. Ho pure abbassato la Great Power, evidentemente, se... Cioè, la Power Incapacity, se è successa sta cosa. Unitevi tutti. E questo è un nuovo esercito. Manca un cannon. Ok, siamo pronti ad attaccare a Jam. No, Malacca stiamo là là per... diciamo in ballo che mercante ballerino non ce la fa convertire. Quindi facciamo questo. Quando diventa abbastanza potente il mercante, ce la dovrei fare. 50% del controllo commerciale ci vuole. Muganghetto che dà sicuramente dovrebbe andare meglio. Sarebbe pure da fare amicizia con Barus, così me dà il mercato. Però sto a fare troppe cose, mi servirebbero pure altri missili diplomatici. Ok, questo è pronto. Tiè, vai da Jam. Mettete qua. Questi già stanno nelle posizioni giuste. Senti che era Jam, Nogai, Transoxiana e Delhi. Forse Delhi manco viene che sta a piedi e botte. Quindi vediamo, eh. Guarda, se aspetto un attimo, quello non ci viene. Quindi, rimettimi il coso, rimettimi la conversione e speriamo che non mi fai un'altra volta il ballerino. Anzi, fammi controllare, però. Tiè, l'ultime cose. Ma senti, questa io l'avevo fatta. Me se doglie, come funziona? Ah, qua c'è Maldive, Andamans, sarebbe da fare tutte le cose commerciali. Quest'isoletta che è? Oh, qua mi pare di averlo fatto. Vediamo il mese prossimo, stanno a cancellare. Ah, mo c'è sta le varie leghe religiose, ragazzi, eh. Questo che cosa commerciale è? Ah no, oceano indiano, niente. Questo è inutile. Cioè, è inutile. Controllo il nodo, eh? Controllo il nodo. Quindi non è inutile. Anzi, sta pure andando tutto, lo dico io, quindi è pure un nodo buono per me. Allora, Delhi sta prendendo le super botte, eh? Forse già non entra più. Eccolo, questo è il momento. Quindi Nogai, che gli frego due province, a Transoxiana che gli frego il più possibile. Ad Ajam gli prendiamo. Che cos'è questo? Sai? Gli dico sai, ah, De Corazon, ti è. Tu vai qui. Tu vai qui. Senti, mettiamoci i generali che ho addestrato. E questo va direttamente alla capitale dei Nogai. Quindi quattro eserciti dovrebbero bastare, avanzare. A Tai Tai abbiamo fatto le spezie. Va bene. Ma appena stanno per finire due colonie,
Vado a prendere queste due, ho chiuso le Filippine, poi devo solo ammazzare tutto il resto dei Filippini e mi prendo un mercante easy. Qui ho praticamente preso st'isola, non mi ricordo mai come si chiama, però se non sbaglio c'era uno state che te lo diceva come si chiama, forse devo vedere la region. No, ti giuro, non mi ricordo come si chiama st'isola. È tipo impossibile da sapere. Ok, vabbè, qui non c'è veramente nessuno. Ecco, se magari riesco, qua ho fatto Wall Maria, quindi questi stanno bloccati, non possono passare. In realtà Wall Maria, se lo finissi un attimo sarebbe meglio. E anzi, se riuscissi a far pure un pochetto de forti nuovi, che dici? Questo. Qui che c'è sta? Ah, qua c'è Wall Maria. Ok. Senti, chi è? In Etiopia posso fare la conversione. Perché? Ah, sono nati un po' dei feticisti dei piedi. Tiè. Andiamo là. Beagle spezie. Un excellent initiative. Ok, senti. Qui andiamo qua a fare altri forti livello 2. Che ci sta? Ci sta... Ah, il resto del Wall Maria sicuramente. È finito il bonus temporaneo alle relazioni che ci avevo. Fortunatamente sto mettendo che dà. Quindi insomma siamo proprio in tempo. E senti, altri vassalli inutili? C'è sta Palembang, Siak, Maguin Gandao. Ok, questo è veramente inutile, Maguin Gandao. Quindi questo, mettiamoci l'altro diplomatico. Ma che finisce la spia a Madagascar, sappiamo cosa fargli fa. Ho vinto la serie di Samarcanda instant, proprio GG easy contro la Transoxiana. Questi stanno impicciati, legittimità o manpower? Attamma la legittimità, tanto non devo fare costo di stabilità. Ok. No, non mi serve sta roba. Anzi, questo mi ricorda che in realtà stavolta posso pure prendere qualcosa io e non lasciare tutto ai vassalli. Un army reformer che costa la metà. Tiè. E non c'ho i soldi però. Non c'ho i soldi manco per quello che costa la metà. Maldive core. Perfetto, quindi mo è a pieno titolo nella Trade Company. Advisor cost 10% perché commercio in te. Va bene. Non si fa meraviglia, basta, ho smesso. Devo continuare a fare sta roba. Ok, Nogai sta impicciato, speriamo che non mi attaccano la gente che fa carpezzigio e che l'esercito sta là. C'è sta ancora San che sta attaccando 3K, gli ha fatto il mossone praticamente. Gli ha fatto il mossone. Guarda ancora San. Gli ha fatto il mossone, sì. Senti, allora, Corazan sicuramente non gli posso dare troppa roba, però gli posso dare qualcosa che gli colleghi ai territori, non so se possa essere utile in realtà. Ma in realtà, a che serve, scusami? Vabbè, gli do giusto... Sì, dai, famo. Corazan, guarda la gente, pare che stai a giocare con l'Austria. Corazan. 1 e 2. Poi mi faccio dai sordi. Senti, aspetta, qua c'è stata una meraviglia che... Pietà 3 insomma non è male. Pietà 3 insomma è ignorante. Non lo so se ce la faccio. Ah, manco se impio i soldi. Ammazza, oh. E quanto costa? ⁇75 del war score, sei scemo. Sei scemo. ⁇75 del war score. Che è? Un po' meno soldi e transfer? No, niente, vabbè, tanto transfer, che te transferi. Ok, quindi andiamo in Madagascar. Questo sarà il prossimo claim. Mo se pistiamo pure con Madagascar. Contro Benzimini in Raka. Ok, aspettiamo che ritorni al diplomatico. Va bene, dai. E con questo finiremo la guerra con la Traxoxiana, ragazzi. Ci vediamo nella prossima puntata in cui continuiamo questa guerra e facciamo sparire a Jam. La Persia diventerà tutta nostra. Io con questo vi saluto e alla prossima.